Io faccio fatica a credere che sia un fatto di camorra, ovviamente diciamo non ho elementi maggiori di quelli che avete voi. Io faccio semplicemente un ragionamento e credo che la camorra non avesse particolare interesse a far scoppiare Città della Scienza. Se la camorra è quella che noi diciamo essere una società, un'associazione che cerca di fare affari, che senso ha, diciamo, eliminare nella zona di Bagnoli l'unica realtà che portava un po' di gente, un po' di soldi, un po' di turismo, un po' di piccoli affari? E se c'era una speranza vera di giungere alla bonifica dei terreni di Bagnoli, che è un'altra di quelle chimere di cui si parla da anni e nulla si fa, è evidente che di tutto questo, diciamo, che la Città della Scienza lì avrebbe aiutato sicuramente ulteriormente a fare questi passaggi ulteriori. Questo ragionamento mi fa portare a dire che forse la camorra non è detto che c'entri davvero. Che cosa sia avvenuto? Non lo so. C'è una cosa che però, diciamo, pure vorrei aggiungere. Da cittadino napoletano mi sono anche un po' stancato di pensare che ogni cosa che accade in questa città ci debba essere per forza la camorra. L'abbiamo già vissuto per i rifiuti. Si è stato fatto credere, qualcuno ha cercato di far credere che l'emergenza rifiuti era tutto un fatto collegato alla camorra. Poi abbiamo scoperto che in realtà la camorra ci ha lucrato, ma che certamente non è stata la causa dell'emergenza rifiuti.